se un club, in questo caso quello di Lotito e Mezzaroma, dovesse rivolgersi alla Energy Power, che detiene i beni materiali della Salernitana Calcio, quella in passato appartenuta a Lombardi e dichiarata fallita e estromessa dal campionato prima e dichiarata fallita dal Tribunale della Sezione Fallimentare di Salerno, dovesse acquistare questi beni, ci potrebbero essere successivi problemi, così come spesso Lotito e Mezzaroma hanno dichiarato insieme all'avvocato Gentile in merito alla sentenza dei 3 milioni e mezzo di euro, curatella fallimentare Salernitana Sport, quella di Lombardi con la Salernitana Calcio, quella di Aliberti con la Salernitana Calcio, quella in passato appartenuta ad Aliberti e Lombardi. Roberto, assolutamente no, l'abbiamo detto lì a Telecolore a luglio, subito dopo la mancata iscrizione tra luglio e agosto. La società, la sentenza di Napoli non ha nulla, assolutamente nulla a che vedere con l'Energy Power e con il marchio. Paradossalmente, chi acquista dall'Energy Power oggi subentra nella Salernitana curatela Nigro che ha venduto il marchio, ovvero diventa creditrice nei confronti della Salernitana di Lombardi fallita. Perché fino a luglio del 2009 il marchio è Salernitana di Aliberti. Nel momento in cui è stato venduto all'Energy Power, l'Energy Power subentra nei diritti e nei doveri della curatela di Aliberti. La sentenza, essendo tra due parti, ovvero Salernitana di Aliberti, prima in bonis e poi con la curatela di Nigro, e la Salernitana di Lombardi, prima in bonus, oggi con la curatela di Ivone, non ha nulla a che vedere con il soggetto terzo, acquirente in buona fede, da una curatela, cioè da un tribunale italiano a luglio del 2009. Questo, scusami Michele, se ti interrompo, non ha alcun tipo di efficacia. Questo, Michele, scusami se ti interrompo, si evince in maniera piuttosto chiara, naturalmente, per chi è un legale, noi che non lo siamo, però me lo spiegavi proprio nel pomeriggio quando ci siamo sentiti e abbiamo concordato questo intervento. Nella parte della sentenza, ricordiamo sentenza numero 6559/2011 del 18 aprile 2011, tra le pagine 19 e 21, dove sembra abbastanza chiaro questo, no? Quello che ci hai appena detto. Ma assolutamente sì, ma non potrebbe essere diversamente. Significherebbe veramente arrivare al paradosso che una causa tra due società, tra due soggetti, possa avere efficacia nei confronti di un terzo che non è neanche parte nel processo. L'Energy Power è un soggetto assolutamente terzo. Allora, un conto è quello che vogliono ipotizzare, estensione del fallimento della Salernitana di Lombardi alla Energy Power. Un conto quello che vogliono ipotizzare come possibilità di revocatoria. Mi spiego meglio. Se il marchio che è stato comprato a 320 più IVA viene svenduto a 1000 euro, è chiaro che questo può essere oggetto di una simulazione e quindi essere in qualche modo attaccato. Quindi ma dici che l'offerta deve essere congruo, è assolutamente legittimo l'acquisto e nessuno potrà mai non utilizzarlo dopo averlo acquistato. Quindi dici che appunto l'offerta deve essere congrua rispetto a quel valore del 2009, quando cioè Lombardi, no, meglio, no, la Energy Power rilevò. Non solo rispetto al 2009, perché è chiaro che il marchio oggi è stato anche svalutato in relazione al campionato di appartenenza. Ha un valore puramente affettivo in questo momento, no? Voglio dire, il bacino d'utenza è lo stesso, è chiaro che è cambiato la categoria, è cambiata quindi anche il prestigio, è cambiato anche il numero di fruitori del marchio, cioè di chi va allo stadio la domenica. Però è ovvio che tutto questo silenzio, a mio avviso, dalla parte della Salernitana, della Salerno Calcio, non fa nient'altro che favorire Lombardi, perché Lombardi in questo modo ha un marchio che grazie allo Tito col Salerno Calcio si starà rivalutando, perché a fine campionato saremo in C2 o in C1 come noi speriamo, è chiaro che a quel punto il marchio avrà un valore maggiore. Io non so se da studio ci sono domande per l'avvocato tedesco. No, mi sembra tutto chiaro, perché io se non lo ero avvocato ci saremmo preoccupati. Ma io mi chiedevo sempre, cioè, tutte queste, perché a Salerno siamo diventati un po' tutti esperti di diritto fallimentare, non avendo nei titoli, il primo sono io. Cioè, la curatela nel 2009 non poteva vendere qualcosa di fittizio, cioè, mi sembra così chiaro, o sbaglio? No, qui c'è un problema che dovrà essere chiarito tra la curatela e l'avvocato Fimanò e tra Lombardi e l'avvocato Sica, nel senso che qui abbiamo un paradosso,
parliamo chiaro, perché i tifosi non possono essere presi in giro perché non capiscono nulla. Dopo la vendita di luglio, il curatore doveva comunicare, e mi ha riferito di averlo fatto, all'avvocato Finmanò l'avvenuta vendita del marchio alla Energy Power. E la Serenitana di Lombardi, e non ci dimentichiamo che è la stessa proprietà con lo stesso amministratore dell'Energy Power, doveva comunicare all'avvocato Sica, e entrambi gli avvocati dovevano comunicarlo al giudice, al Tribunale di Napoli, che il marchio non era più nella proprietà e nella disponibilità della Salernitana di Aliberti, ma era stata venduta a un terzo all'Energy Power. Noi non sappiamo perché questo non è avvenuto. Dalla lettura della sentenza abbiamo capito che nessuno ha comunicato a un giudice che questo marchio è stato venduto, ma il marchio è stato venduto in maniera assolutamente legittima. L'errore di comunicazione tra attore e convenuto, cioè tra i clienti e i loro avvocati, che non hanno poi depositato al tribunale. Quindi la cosiddetta titolarità è certa? Assolutamente sì. Ma scusatemi, ma secondo voi è possibile che un tribunale fallimentare possa vendere la Fontana di Trevi? E mi sembra, è quello che parlando di un bando pubblico, di un magistrato che firma un provvedimento, un decreto di vendita, e noi pensiamo che non sia valido. Ma che stiamo scherzando? Avvocato, prima di salutarti c'è una domanda da parte di un tifoso. Dice: l'avvocato è stato chiarissimo, ma avrei anche un'altra domanda. Ma alla Energy Power conviene vendere adesso oppure aspettare quello che dicevi, cioè la promozione nella categoria superiore? Ma sicuramente la domanda conviene la risposta, conviene sicuramente vendere dopo la promozione, però voglio dire, e torniamo a quello che dicevo prima, il silenzio, c'è nessuno che va a chiedere quanto costa il marchio a Lombardi, facciamo il suo gioco. Lombardi anche nei confronti della città ha una responsabilità enorme, ma è un presidente di un'associazione di categoria che vive ancora a Sanremo come categoria e rappresenta una categoria. Non penso che in questo momento possa consentirsi di tenere un marchio, ma è ovvio che se nessuno glielo va a chiedere quanto costa, questo fa il suo gioco sia in relazione al prezzo che aumenta e sia in relazione poi alla possibilità di doversi difendere o potersi difendere agli occhi della Repubblica dicendo nessuno me lo ha chiesto. Noi stiamo parlando da 2-3 mesi o da un mesetto poi a questa parte in maniera più frequente del comitato dei saggi e il comitato e la cessione a titolo gratuito. Ma scusatemi, l'Odito dice che non lo vuole e noi continuiamo a parlare di cessione a titolo gratuito, ma che ci prendono in giro? Vai Rosamilia, un'ultimissima domanda, poi dobbiamo liberare l'avvocato che so ha degli impegni personali. Michele, volevo sapere questo perché non ancora mi è parso chiaro una cosa. Questi simboli sono stati venduti dall'ex presidente Aliberti, no, con la Salernitana lì, no, dalla curatela fallimentare all'Energy Power. All'Energy Power. Questa Energy Power, ancora oggi il presidente Lombardi può... Non è l'Energy Power, non è riconducibile a Lombardi. Non è riconducibile. Detto, da non è, e allora vorrei riconducibile a Lombardi. Ecco, vorrei chiederti, Michele, in qualità di legale, quindi tu sei bravo nella tua professione, senz'altro. Ma la curatela fallimentare poteva vendere questi beni immateriali a una società che non pratica calcio? È un bene, può essere venduto a chi che sia, cioè non è che c'è una destinazione. Okay. Io il marchio Salernitana e i colori lo posso abbinare a qualsiasi tipo di prodotto. Il problema è capire perché lo ha fatto Lombardi, che ho acquistato con l'Energy Power, che è sempre una sua società di cui è proprietario e amministratore, e non l'ha acquistato con la Salernitana. Lui ha dichiarato al curatore, per quello che abbiamo letto dai giornali, che lo ha fatto perché non c'era disponibilità economica. Oggi capiamo forse qualcosa in più. Ho capito. Michele, noi ti ringraziamo, sei stato naturalmente chiarissimo come sempre, ci hai fornito altri input.